La veste di giornalista, giornalista pubblicista. Una considerazione che nasce spontanea anche da esperienze vissute. Io ho fatto per un lungo periodo, ho ricoperto il ruolo di addetto stampa dell'Unione Sportiva Lecce e ricordo benissimo i primissimi tempi che Lecce era in Serie A, quando ci si incontrava negli aeroporti con altri colleghi o sentiva e mi sentivo dire: Lecce, ma dov'è? Ed è assolutamente vero, vi prego di credermi, 10 anni fa era così. Lecce dov'è? Non si sapeva dove fosse collocata geograficamente, non si sapeva che scrigno avesse come città e come territorio, perché adesso finalmente si parla di Grande Salento, perché è tutto il Salento ad essere uno scrigno. La riflessione è questa: perché non operare sinergicamente, visto che abbiamo gli spunti? Fernando Quarteni sostanzialmente offre su un piatto d'argento, utilizzo termini calcistici, un assist d'oro, c'è solamente scritto spingere su quella palla, nel senso che per andare in rete passi su Rai 1, quindi sull'ammiraglia delle reti nazionali, proponi immagini del territorio, che sono immagini che vi giuro fanno cadere gli occhi a terra a tantissimi, in una... del Salento. Io sono di origini miste, però il Salento è qualcosa di straordinario. Ci sono tante persone che non stanno, e ve lo dico, Stefania mi darà conferma, non vanno più in Sardegna perché la Sardegna ha prezzi proibitivi e hanno scoperto il Salento grazie anche ad eventi come il premio Barocco, come il Lecce in Serie A, come peccato, e l'ho detto in più e più e più occasioni, purtroppo continuo a fare questo lavoro del direttore editoriale di una squadra di calcio, ma essendo a Gallipoli ormai incastonata in questa città, dico peccato che il Gallipoli non abbia potuto contribuire con la sua presenza in un campionato importante come la Serie B quando ne aveva forse tutti i mezzi. Allora forse questo territorio deve un po' svegliarsi e le sinergie vanno ricercate a tutti i costi e vanno ricercate a livello di imprenditori, di operatori e anche, mi permetto di dire, di operatori della comunicazione. È inutile andare sempre a girare intorno, cerchiamo di supportare, di dare una mano, chiaramente non venendo meno a quello che è il compito del giornalista, e questo lo dico da giornalista, cioè che è quello del dire il vero, ma il vero diciamolo, e diciamolo cercando di creare, ripeto, questa sinergia positiva, perché ne abbiamo solo da guadagnare tutti. Chi scrive di calcio, un conto è scrivere di una squadra che gioca in Serie C, un conto è scrivere di una squadra che gioca in Serie A, un conto è per un operatore turistico dire: le propongo la mia struttura dove? A Gallipoli. Ah, il premio Barocco funziona in questa maniera. Certo. Riflettiamo un attimo su queste cose. Grazie Fernando per questo. Ringraziamo la collega Di Monte per l'intervento, la disamina lucida che è stata fatta su quella che è la consigliere Valese voleva. Sì. Invitiamo il capogruppo del PDL della regione Puglia, Rocco Palese, da cittadino salentino, lo invitiamo in questo caso. Io non avevo nessuna intenzione di prendere la parola, cioè per noi la invitiamo ad intervenire. Che posso soltanto, intanto vi ringrazio degli inviti, ringrazio Quarteni e tutta la sua squadra con Nello Marti per aver contribuito anche quest'anno a realizzare, sono convinto, una grossissima manifestazione, una manifestazione che fa onore alla Puglia, fa onore a Gallipoli, cioè fa onore a tutto il territorio. Ringrazio pure tutti, dal primo fino all'ultimo, gli operatori e tutti quelli che sono stati invitati, nonché anche la TV di Stato, che poi non è così disattenta a tante realtà importanti come la nostra. Grazie e buon lavoro. A tutti, anche consentendo alle telecamere di poter fare.